molto adatto a un'indagine su un serial killer. Tutti questi omicidi stanno facendo impazzire la città. E ora tutte le prove portano a una serata di gala per celebrare un altro momento di follia nella storia di Salem. Mi dispiace, i biglietti saranno messi in vendita da domani. Questa è una serata di inaugurazione riservata... Non potevo uscire, c'erano fiamme dappertutto. Siete tutti qui riuniti per assistere al giusto processo contro un crimine depravato e mostruoso. E lei, signora Putnam? Lei è accusata dell'omicidio di 7 dei suoi figli, ma continua a sostenere che siano stati portati via dalle forze del demonio. In questo posto spero di avere delle risposte. Non sono stata io. Mia figlia, quella creatura del demonio, lei mi ha accusato. Confessa di aver generato creature demoniache. Era solo un modo di esprimere la mia rabbia contro mia figlia. Osa accusarmi? Questo spettacolo fa ridere, ma nessuno lo capisce. Sua figlia ha testimoniato di fronte a questa giuria che non appena le fu sottratta la sua bambola iniziò a provare dolori allo stomaco e a sanguinare dalle parti basse per un periodo di 5 giorni. È stata la bambola a infliggerle tali sofferenze. No, non ho praticato. Non è la cosa più tremenda che ho visto qui. Abigail Williams! No! Tu, rovina di Salem, pagherai per i tuoi peccati! Quindi non era davvero un modo per giustiziarli? No. Ma qualcuno è morto lo stesso? Sì. A cosa serviva allora? Cercavano di farlo confessare. Confessa, strega! Confessa! La tua alleanza! Il patto demoniaco con le forze dell'oscurità! Quindi non era solo una punizione niente di stregoneria. Potevi aver fatto qualsiasi cosa. Bastava. Ma mi sembra un po' eccessivo. Stavano tutti lì a fissarli. Una vera e propria umiliazione. Un po' come essere messi alla gonna. Quindi il killer torturava con questi strumenti per uccidere le sue vittime. Ma perché prendersela con le streghe? Strano che la mostra non parli dell'Inquisitore, è una parte importante della storia di Salem. In realtà qui non ci sono ancora tutti i reperti. Stiamo dando gli ultimi ritocchi ad alcuni pezzi nella stanza dei restauri. Devo dare un'altra occhiata in giro.
Joy? Ti avevo detto di tenere d'occhio Iris. Psst, non prendo ordini da te. Ho scoperto delle cose al piano di sotto. Il killer della campana crede che le sue vittime siano streghe. Ora vado di sopra, magari ci sono altri indizi. Forse dovevo dirti di venire con me, così saresti rimasta in chiesa. Mi conosci bene. Tieni d'occhio le telecamere di sicurezza e gli allarmi. Grazie, ma sbaglio o non è la prima volta che facciamo irruzione da qualche parte oggi? Sì, sono nel posto giusto. Vediamo se riesco a scoprire qualcosa sui processi alle streghe. Questa buffonata di comunicare con gli spiriti veniranno per accusarti di stregoneria. Cerca ancora, deve esserci altro qui. Ehi, mi dai una mano a sollevare il quadro? Si intitola La strega impiccata. Inquietante. È il simbolo dell'assassino.
Quindi il killer della campana ha preso di mira le medium perché pensa siano streghe. È pura follia. Chi conosco che sia interessato alle medium? Baxter. Che diavolo c'entra Baxter? Ha smesso di lavorare al caso da quanto l'hanno degradato. Abbiamo trovato il simbolo dell'assassino. C'è un sospettato. Ci siamo quasi. Ma non abbiamo scoperto niente su mia madre. Te l'ho detto, al mondo c'è già abbastanza gente che si lamenta. Sai cosa? Fottiti! Tu non capisci niente. Non capisco. Mia moglie è stata ammazzata 3 anni fa. È volata verso la luce. E io sono rimasto intrappolato qui con una ragazzina capricciosa. Tua madre è scomparsa da quanto? 2? 3 giorni? Sono assolutamente certo che la troveremo. Se fallisco, se falliamo, non rivedrò mai più Giulia. Mai più. Non falliremo. Non mi serve una cheerleader. Mi dispiace. Non sapevo di tua moglie. Sì. Senti, devo verificare le informazioni che abbiamo trovato. Faresti meglio a tornare alla chiesa. Alla chiesa? E tu dove vai? Baxter è il sospettato numero 1. Voglio vedere se trovo qualcosa nel suo appartamento. Per una vasa andare a casa di un poliziotto non è una grande idea. Va bene, ci vediamo dopo. Hai sentito cosa è appena successo? Una cosa brutta. Hai sentito che cosa ha detto quel tizio? È appena successa una cosa orribile a San Benedict.
Che fretta avete, eh? Dove state andando? Ah, no, no.